Salve ragazzi del web, questa serata parlerò di un argomento molto interessante, ovvero spiegherò come mai il Bitcoin questi giorni qua è molto fiacco. Ok, è appena avvenuto il fork, quindi dopo un periodo di pausa, di incertezza, per cui la gente non si rischiava a investire in Bitcoin, la gente è tornata ad investire nella criptovaluta. Per cui già si sapeva, tutti gli analisti sapevano che prima del fork il Bitcoin sarebbe caduto, perché questo fork crea un effetto panico, anche se non c'è da aver paura, però l'effetto panico è creato ad arte dai media, in particolar modo il sospetto che io, che è la Goldman Sachs, che ci sia dietro a questo effetto panico, perché poi i Bitcoin se li comprano loro. Questi fork sono fatti in accordo con i grandi gruppi finanziari per creare quelle condizioni che fanno cadere il Bitcoin per qualche giorno, poi loro se li ricomprano. Siccome per un certo periodo, diciamo un mese, il Bitcoin è stato in stand-by prima del fork, non ha avuto grosse plusvalenze, come è avvenuto il fork, è schizzato arrivando a raddoppiare la sua quotazione. Questo cosa ha fatto sì? Tutti quelli che credevano, ovvero la maggior parte, che questo sarebbe successo, vedendo il Bitcoin schizzare, sono andati a raschiare il cosiddetto barile, ovvero quei 4-5 euro che ancora avevano in banca, che non erano riusciti a convertire in Bitcoin, sono andati a cercare liquidità, a raschiare barili da tutte le parti, hanno spaccato il salvadanaio, sono andati a chiedere i soldi alla nonna per buttare dentro capitali ancora nel Bitcoin intanto che saliva. E quindi chi ha fatto così, siccome il prezzo del Bitcoin in pochi giorni è raddoppiato, ha avuto una grandissima plusvalenza. Anch'io sono andato, io ormai tutti i miei capitali da diverso tempo ce l'ho tutti investiti in Bitcoin. Quando mi capitavano delle monetine, tutto no, la moneta, l'euro è merda, il dollaro è merda, converto subito tutto in Bitcoin, e il tempo mi ha sempre dato ragione. Cosa è successo? Arrivato ad un certo punto, tutti quelli che seguono l'argomento Bitcoin avevano raschiato tutti i barili che potevano raschiare. Ed è successo anche che hanno spaccato tutti i salvadanai che avevano a disposizione, hanno strangolato la nonna per farsi dare qualche monetina. Alla fine, di soldi da buttare più dentro nel Bitcoin non esistono, perché tutte le rimanenze di chi è interessato al Bitcoin sono già state convertite in Bitcoin. Quindi, se non c'è più un grosso volume di acquisti, il prezzo si stabilizza, perché il prezzo cala quando c'è tanto interesse e tutti dicono compro perché devo salire. Oltre a questo, da qui a poco è già stato annunciato, diciamo fra 2 mesi ci sarà un nuovo fork, quindi ancora periodo di incertezza, per cui in questo momento, in questo periodo e presumo per ancora diverso tempo, ci sarà un periodo altanelante e molto fiacco. Ecco, vi ho spiegato le motivazioni, sono molto semplici, molto banali. Comunque sia, come verrà noto il giorno in cui ci sarà il fork, oppure come ci sarà un calo abbastanza vistoso, suggerisco a tutti di comprare Bitcoin. Probabilmente prima del fork il Bitcoin per 1-2 giorni cadrà, perderà un 10-20%, magari anche un 30%. Se vi capita l'occasione, cercate di raschiare ancora barili, trovare soldi, fatevi dare, prestare dagli strozzini, dollari, quello che volete, buttateli dentro nel Bitcoin in modo da avere una plusvalenza. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima.